Dai Tule! Dai Tule! Tule, cosa hai sentito? Solo che poi vedo due cerve correre e dopo 10 metri Tule che li corra dietro. Siamo dentro una nuvola. Tule, ti schiaccio il naso. Siamo arrivati all'Alpe Giumello, abbiamo anche parcheggiato la macchina, tra l'altro ho messo il parcheggio a pagamento, questi marrani. E adesso facciamo l'anello del Monte Muggio, che è quello lì, poi andiamo sulla in vetta. Su là, va bene? Stiamo per essere inseguiti. Ciao. Dai. Torna l'Andrea adesso. Tienila. Visto la vasca ti fa scappare tutti. Abbiamo rischiato un agguato dei becchi, di caprette, ma Tule le ha mandate tutte in fuga. Ale, Tule, dai! Così, con il panorama super bellissimo col lago. Abbiamo scelto apposta di venire pomeriggio, di modo che in teoria finito il giro dovrebbe esserci più o meno il tramonto, quindi se ci manda bene c'è una bella vista, dobbiamo vedere un bel panorama, speriamo. Adesso dovrebbe esserci un sentiero che va dentro di là. Legnoncino, legnone, pensavo ci fosse più neve. Tule, cosa hai sentito? Cosa hai sentito? Anche le catene messe praticamente quest'anno, perché non le avevamo mai viste. Ancora catene! Scarligata! Ricordarsi in periodo Covid, dopo che si utilizzano le catene, di disinfettarsi le mani. Allora, dopo questa rampa, che è la rampa più tosta che abbiamo fatto fino adesso, si arriva qui. Qui c'è un cartello che può trarre in inganno, perché dice San Ulderico, famosissimo San Ulderico, che va giù di qua. Però nascosto c'è questo cartello che dice Giumello destra, quindi di qua. Dai Tule! Dai Tule! Figa, due che andavano, due, due andavano di là. La terza che è scesa di qua. Ma dove è andato poi? Giù di qua è andato? No, è andato verso destra. È successa una cosa un po'... Allora, tu l'hai partita verso il bosco, avevo capito che aveva visto qualcosa, perché quando parte così... Solo che poi vedo due cerve correre e dopo 10 metri Tule che li corra dietro. Siamo arrivati.
stiamo ultimando l'anello. Dopo 2 ore e 05. Eccoci. Su là. Questa è la distesa di nulla e la Chris. Distesa di nulla cosmico. Il grignone lato innevato. E noi saliamo di qua. Di qua si vede, sì. Wow. Noi dovremmo arrivare su qua. Siamo all'ultima rampa. Poi siamo arrivati. Il sole è dietro là. Siamo dentro una nuvola. Non si vede più niente. Stiamo per essere investiti da un'altra nuvola mentre arriviamo. E basta, il mondo è sparito. E ci siamo. Una vetta invisibile, perché non si vede nulla. Ma questa è la Croce di Muggio. Non sembrava così grande laggiù. Yeah, arrivati. Adesso arriva anche Cristi, si vedrà sbucare da lì, si vede. Grande Cristi. Dopo una cosa, la nebbia. E ci perdiamo. Come facciamo a perderci? Ok. Ed ecco, la situazione è peggiorata sensibilmente, questo è il grandissimo tramonto che si vede. Niente, siete stati un po' sfigati. Si riparte? Quindi adesso puntiamo all'impianto dismesso di sci e andiamo in giù, perché sennò se andiamo giù di qua rischiamo magari di andare a destra o a sinistra e perderci, anche se in realtà si vede, non è che possiamo andare chissà dove, però meglio non rischiare. Andiamo. Si scende. È iniziata la discesa qui, dritti per dritti verso la macchina. Verso la macchina e oltre. Esattamente proprio solo dove eravamo noi, cioè la nuvola. Perché il resto è così. Qualche genio ha lanciato le lanterne cinesi. Qui dove c'è praticamente tutta questa distesa di erba secca e un vento da malora. Quindi se dovessero cadere qua sul prato mandano a fuoco tutta la montagna. Complimenti, non si fanno queste cose, pericoloso. Dopo arrivano le multe tipo quelli in Val Chiavenna, che gli è arrivata una multa perché avevano appiccato un fuoco e bruciato a mezza montagna. Sì, 2 milioni di euro di multa. Sì, un'altra ne ha fatta partire. E con questa vista siamo tornati alla macchina. Qua sotto c'è il parcheggio, se non ci hanno rubato la macchina o portato via per qualche motivo, possiamo tornare a casa. Quindi con la grigna davanti che ci guarda, concludiamo la nostra camminata.